Salve a tutti e benvenuti a questo nuovo episodio di GeoCosmos. Oggi voglio raccontarvi la storia di un uomo straordinario che è andato sulla Luna ed è un geologo. Sto parlando di Harrison Smith, che ha partecipato come proprio astronauta alla missione Apollo 17 ed è atterrato sulla Luna. È stato l'unico geologo, anzi l'unico scienziato a poter visitare, a poter esplorare la Luna, con un corpo extraterrestre. Fantastico, veramente fantastico e io da geologo spero un giorno, spero sempre un giorno di poterci andare pure io, ecco qui, almeno fino sulla Luna. Quindi mi fa molto piacere oggi parlare di questo personaggio. Ah, vediamo com'è possibile che questo scienziato è riuscito ad arrivare sulla Luna. Da dove è partito? Che studi ha fatto? Harrison Smith nasce il 3 luglio 1935 a Santa Rita, in New Mexico. Arriva a laurearsi in geologia presso il Caltech, che è uno dei migliori istituti in America, perché è una delle migliori università americane, l'abbreviazione di California Institute of Technology. Ecco, già laurearsi al Caltech è qualcosa di grande, ecco, non è da tutti. Dopodiché ha svolto un anno di ricerca verso l'Università di Oslo e infine ha ottenuto il PhD, cioè il dottorato di ricerca, tornando negli Stati Uniti, all'Università di Harvard. Siamo nel 1964, contate che i suoi studi di PhD, la sua tesi era riguardo la geologia di campo, ecco, quindi robe riguardanti gli analoghi, ecco, dei pianeti terrestri. Prima di entrare alla NASA come astronauta, è entrato alla NASA nel 1965 collaborando con lo US Astrogeology Center, che esiste comunque ancora oggi, è una sottosezione dell'USGS, United States Geological Survey, che è praticamente l'organo di geologia degli Stati Uniti. Ebbene, collaborava con questo organo per istruire, pensate voi, gli astronauti che sarebbero andati sulla Luna a condurre esperimenti, quindi questi astronauti che non erano scienziati, ripeto, lui è stato il primo scienziato che è andato sulla Luna. Questi astronauti provenivano più che altro dal mondo militare o dell'aviazione, quindi non sapevano cos'era una roccia, come analizzarla, cosa vedere sul campo, quindi per campionare, eccetera, eccetera. Queste sono conoscenze che ha un geologo. Quindi lui istruiva questi astronauti per fargli capire cosa fare sulla Luna, come vedere l'ambiente lunare attraverso degli occhi analitici, ecco, vedere un po' dove campionare precisamente, tutte queste cose. Comunque, Harrison Smith ha svolto anche un addestramento da pilota di 53 settimane, ha anche imparato a manovrare il LEM lunare. Ecco, queste sono già cose che vanno oltre semplice fatto di essere uno scienziato. Lui poi è stato veramente istruito a livello di aviazione anche. Allora, lui praticamente era stato selezionato infine per andare come parte dell'equipaggio nella missione Apollo 18. Questa missione non è mai esistita alla fine perché per motivi economici la NASA ha dovuto cancellarla. Però alla NASA volevano assolutamente che prima che il programma Apollo finisse, uno scienziato doveva essere mandato sullo spazio, un geologo in particolare. Quindi che hanno fatto? Il 13 agosto 1971 Harrison Smith è stato scelto come astronauta, come parte dell'equipaggio della missione Apollo 17, in sostituzione di Joe Engel, che era un altro astronauta, perché la NASA proprio voleva inviare uno scienziato sulla Luna prima che terminasse il programma Apollo. E ha fatto benissimo, perché inviare un geologo sulla Luna significa guardare l'ambiente con occhi diversi, quindi capire dove campionare, perché già attraverso lo sguardo nell'ambiente, me ne accorgo pure io, dopo che mi sono laureato in geologia, vedo l'ambiente diversamente, capisco cos'è successo in un determinato posto a livello geodinamico, geologico, sedimentario, vulcanologico, solo appunto osservandolo. Quindi so che per capire che processi hanno agito in una determinata area devo campionare in quel punto preciso. Quindi, dal 7 al 19 agosto 1972, Harrison Smith è andato sulla Luna.
era il pilota del modulo lunare LM e l'11 agosto è atterrato proprio sulla Luna, ecco, è allunato. Dove? Nella valle Taurus Littrow, ed è allunato insieme a un altro astronauta che si chiama Jim Cerna. Allora, Harrison Smith è l'ultimo uomo ad aver messo piede sulla Luna. Significa che è l'ultimo che è uscito dal modulo lunare quando è atterrato. Non è comunque l'ultimo uomo ad essere tornato dalla Luna, perché poi è rientrato nel modulo lunare alla fine Jim Cernan. Pensate che i due astronauti rimasero sulla Luna per 22 ore circa, in tutto. Harrison Smith si è divertito tantissimo a esplorare la Luna. Praticamente ha fatto delle escursioni su particolari zone di alcuni crateri, ha visto per la prima volta del suolo arancione, non si capiva cos'era. Alla fine poi, tornato sulla Terra, è stato analizzato, era vetro vulcanico, insomma tante cose che gli astronauti precedentemente non avevano visto. Quando finì il campionamento, i due astronauti ritornarono nel modulo. E gli umani lasciarono la Luna per sempre fino ad oggi, cioè nessuno è mai tornato dopo quel momento. Harrison Smith rimase poi alla NASA fino al 1975, poi lasciò la NASA e si dedicò alla politica, diciamo. Nel 1977 si candidò al Senato per lo Stato del Nuovo Messico e vinse le elezioni. Le successive rielezioni però, diciamo, non le ha vinte, quindi al giorno d'oggi, ecco, si occupa di consulenza nel settore della geologia e dello spazio. Allora, una persona straordinaria, quindi, che ho avuto il piacere di incontrare di persona ad una conferenza negli Stati Uniti, proprio in New Mexico, che è praticamente casa sua. E quando l'ho incontrato, ecco, ci ha parlato in particolare, proprio nel dettaglio, delle escursioni che ha fatto sulla Luna. Ed è stata una conferenza magnifica, ha fatto proprio vedere le sue foto scattate, alcune di queste inedite, scattate proprio nelle prossimità di alcune rocce spettacolari, di alcuni crateri. Insomma, è proprio il mestiere che noi facciamo sul terreno, sulla Terra come geologi, ce l'ha fatto vedere sulla Luna. Spettacolare. Io spero che un giorno, come vi ho detto, spero che un giorno anch'io potrò fare un'escursione sulla Luna se ci evolviamo a livello di viaggi per turismo spaziale. Grazie per aver seguito questo episodio di Geocosmos. Iscrivetevi al canale e noi ci vediamo al prossimo.